Ti stai avvicinando al tatuaggio giapponese ma hai mille dubbi? In questi video cercheremo di rispondere alle domande che più frequentemente ci vengono fatte. Io sono Maneki Steffi. Io sono Craig. Fondatori di Adrenalink. Allora, come approcciare correttamente al tatuaggio giapponese? Visto che il tatuaggio giapponese impegna grosse zone di corpo, è importante pensarci bene, perché una volta fatto si tratta di un tatuaggio veramente indelebile. Anche se al giorno d'oggi ci sono tecniche laser che permettono di cancellare i tatuaggi, vi posso garantire che un tatuaggio di quelle dimensioni è quasi impossibile da cancellare completamente. Scegliere la zona che ti vuoi tatuare è vincolante per la scelta poi del soggetto che andremo a fare. In Giappone si usava tatuarsi dapprima la schiena per poi andare verso le braccia e le gambe. Quindi il soggetto principale si trova sulla schiena, braccia e gambe fanno un po' da cornice al progetto principale. Questo perché nel tatuaggio giapponese il corpo è parte fondamentale del disegno che andiamo a fare. Logicamente in Occidente noi non è necessario che rispettiamo questo tipo di cronologia, ma se io tatuo solo una scapola, ad esempio, mi comprometterò la possibilità di sviluppare un disegno a tutta schiena che serva appunto a slanciare il nostro fisico anziché a castigarlo. Scegliere il soggetto che ci vogliamo tatuare è molto importante. La zona del corpo che scegliamo, abbiamo visto che contribuisce alla scelta del soggetto che ci andiamo a fare. Ad esempio, se vogliamo fare un fiore su un avambraccio, sarà bene che questo fiore sia stretto e lungo e non largo e piatto, mentre se questo fiore lo facciamo su un pettorale sarà invece largo e piatto, proprio perché le due zone del corpo hanno due forme di per sé differenti ed è importante che il nostro tatuaggio le migliori anziché peggiorarle. La durata nel tempo. Questo è un aspetto importantissimo del tatuaggio. Il tatuaggio, non mi stancherò mai di dirlo, non è un dipinto su tela. Negli anni di sicuro si rovinerà. La linea perderà di definizione, i colori saranno meno saturati. In generale, la pelle fa invecchiare il tatuaggio che noi abbiamo. Un tatuaggio ben fatto è un tatuaggio studiato per invecchiare bene. E il tatuaggio giapponese è, tra i tatuaggi, quello che invecchia meglio, assieme al tatuaggio tribale e a tutti gli stili tradizionali. Le sfumature di nero che creano gli sfondi del tatuaggio giapponese, ad esempio, diventano sempre più morbide con il passare dei decenni. Il colore, anche se si affievolisce un po', essendo contrastato da questi potenti neri di sfondo, rimane sempre visibile e leggibile. La portabilità. Questa è una cosa molto importante quando parliamo di tatuaggio, soprattutto di un tatuaggio grande come il tatuaggio giapponese. Oggi hai tra i 20 e i 40 anni. Questa è l'età media alla quale le persone si avvicinano a uno studio per farsi tatuare pezzi importanti. Oggi il tatuaggio ti sta in un certo modo, sei giovane, sei bello, sei bella e ti sta molto bene, ma questo tatuaggio deve invecchiare bene con te. La portabilità è proprio questo, fare un tipo di tatuaggio che invecchi bene con noi e che ci accompagni per tutta la nostra vita con eleganza. Lo stile di disegno si sceglie per gusto personale. Il gusto è qualcosa che raffiniamo con il tempo. Più ci documentiamo sull'arte nipponica, più diventeremo ponderati nelle nostre scelte. All'inizio spesso amiamo cose molto barocche e molto complesse, per poi invece trovarci ad amare di più la semplicità delle linee e dei segni. La differenza tra un disegno nato per essere un tatuaggio ed uno che nasce per essere un dipinto sta proprio nella quantità e nella qualità dei dettagli. Come spiegato poc'anzi, un tatuaggio invecchierà con il tempo. È importante che i dettagli che noi andiamo a mettere in questo disegno migliorino con gli anni, anziché peggiorare e renderlo una macchia. Ci sono molti modi per interpretare i soggetti del tatuaggio giapponese. C'è chi ama la tridimensionalità e il largo utilizzo di sfumature di colore e chi invece, rifacendosi al periodo Edo, ama la bidimensionalità e l'utilizzo di pochi pigmenti, come appunto una volta facevano i maestri di quest'arte. La scelta del tatuatore. I criteri di scelta del tatuatore sono moltissimi. Innanzitutto la sua professionalità, comprovata e riconosciuta da varie persone. Un tatuatore che esegue tatuaggi in stile Irezumi o Rimono
di solito li esegue in forma esclusiva e non si occupa di altri tipi di tatuaggi. Questo tatuatore avrà un'esperienza pluriennale confermata da un portfolio adeguato dove dovreste vedere lavori di importanti dimensioni. Un tatuatore che fa stile giapponese non può avere un book di tatuaggi grandi come il palmo di una mano, ma deve avere braccia, schiene, eccetera, eccetera. Deve lavorare in uno studio professionale, certificato dall'ASL, privato o pubblico che sia. Gli strumenti che utilizza sono sempre monouso. Di sicuro il tatuatore è anche un disegnatore, perché non c'è tatuaggio giapponese senza capacità di disegno. Di sicuro un tatuatore che si occupa di questo stile deve essere stato molte volte in Giappone e non come turista e basta, ma deve esserci stato per motivi professionali. Un altro fattore importante nella scelta del tatuatore che vi dovrà tatuare è la distanza da casa vostra. Anche se in ogni studio dove entrerete vi diranno che c'è un tatuatore specializzato in stile giapponese, io invece vi dirò che i tatuatori specializzati in stile giapponese sono ancora molto pochi. Tra questi dovrete trovare un tatuatore che abbia uno stile che si confà ai vostri gusti. Purtroppo non sempre questo tatuatore sarà dietro casa vostra, quindi dovete tener conto se oltre ai costi di esecuzione del tatuaggio volete anche sobbarcarvi i costi di viaggio e di pernottamento in un'altra città. Come valutare le capacità di questo tatuatore? Sempre attraverso il suo portfolio potrete farvi un'idea esatta del tipo di lavoro che questo professionista svolge. Se avete anche la fortuna di poter vedere dal vivo dei suoi lavori, ecco che dovete fidarvi del vostro giudizio, perché purtroppo i social network e le foto online non sempre descrivono perfettamente il lavoro dell'artista. Per i lavori di grande dimensione, un tatuatore di solito lavora con una tariffa oraria. Logicamente un professionista serio avrà delle tariffe commisurate alle sue capacità. Il tatuaggio non è obbligatorio, quindi prima di rivolgervi a uno studio professionale vedete se ve lo potete permettere. Non chiedete sconti, perché questo sembra quasi un voler sminuire le capacità di questo professionista. Il tatuatore che avete scelto vi deve trattare innanzitutto con molto rispetto e io direi che vi deve stare simpatico, perché ci passerete molte ore assieme, perché il tatuaggio giapponese è fatto di tante ore su quel lettino. Quindi cercate una persona che sia congeniale ai vostri gusti. Non credo infatti che vi piacerebbe avere addosso un lavoro fatto da una persona che vi ha mancato di rispetto o che comunque è stata molto scostante nei vostri confronti, perché quei segni porteranno per sempre il ricordo sgradevole che questa persona vi ha trasmesso. Una volta che avete vagliato tutti questi fattori, è arrivato il momento di prendere appuntamento per il vostro tatuaggio. Recatevi presso lo studio del professionista che avete scelto e chiedete a lui e solo a lui come prepararsi al meglio per la seduta, come dovrete poi curare il tatuaggio che vi farà e come potete fare per resistere al dolore durante le ore di seduta che inevitabilmente dovrete sopportare.